infatti una nuova edizione di TG Crom Violenza sulle donne. Nel 2018 sono 305 i casi trattati in provincia di Cremona, i dati allarmanti nel rapporto di Regione Lombardia che segnano una continua crescita. Spaventare è il sommerso. Quasi una donna ogni giorno è vittima di violenza, abusi e maltrattamenti. Nel 2018 infatti sono stati ben 305 i casi presi in carico e seguiti dai centri antiviolenza del territorio cremonese. A fare il punto sulla situazione, che anche a occhio nudo appare drammatica, è stato l'assessorato alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità della Regione Lombardia, attraverso la quarta relazione annuale La violenza contro le donne in Lombardia. Cifre che sono solo la punta dell'iceberg, perché si tratta di donne che hanno trovato la forza di denunciare i propri aguzzini, mentre a fare tremare è il sommerso. Tanto più che molto spesso le violenze si consumano in ambito familiare, tra le mura domestiche, il che rende alle vittime ancora più difficile venire allo scoperto. A livello regionale, la rete antiviolenza, che conta 50 centri, 74 case rifugio e 27 centri territoriali, ha seguito 11.323 donne. Tra queste, 6.646 nuovi casi, in aumento rispetto al 2017. Tra le donne accolte, il 62% sono italiane, il 31% con meno di 34 anni, il 33% tra 35 e 44 anni, il 50% coniugato e convivente, mentre il 60% con figli minori. I maltrattanti, come detto, sono soprattutto familiari. Nel 60% dei casi il marito o il convivente, nel 17% dei casi ex marito o ex convivente. I tipi di maltrattamento sono psicologico, fisico, economico e lo stalking. Via Dante partono finalmente i lavori di riqualificazione dell'arteria cittadina, il cantiere per 2,4 milioni di euro. 2 mesi di lavoro, Via Dante sarà trasformata. Dopo più di 10 anni di attesa, finalmente si mette mano all'arteria cittadina, diventata a senso unico, ma senza che vi fossero interventi profondi di trasformazione su incroci, parcheggi e per limitare la promiscuità di diversi flussi di traffico. Una strada a tratti anche pericolosa. La riqualificazione completa avrà un costo di 2,4 milioni di euro finanziati nell'ambito del patto Lombardia. Il cantiere partirà entro fine mese e proseguirà a stralci. Inizia dal tratto compreso fra Little Mark e il piazzale della stazione, così da arrivare a settembre con l'avvio delle scuole ed avere quella parte ultimata. A luglio la zona sarà interessata anche dai lavori per il raddoppio del parcheggio. Atti osceni davanti al centro sportivo frequentato dai bambini. Con questa accusa, un ragazzo indiano di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri di Ostiano. Il giovane è stato trovato davanti al centro sportivo Vacchelli in occasione della giornata dello sport, dove erano presenti diverse scolaresche delle scuole elementari con i propri genitori. Proprio uno di questi si è accorto di lui mentre si masturbava nel parcheggio e ha chiamato i carabinieri. Quel supermercato non sa da fare. Presentato dalla società Rosseto, ricorso al TAR contro l'autorizzazione rilasciata dal comune per la realizzazione di un discount alimentare della catena MD presso l'ex cascina Colombera. Il servizio di Mauro Faverzani. Quel supermercato non sa da fare. Presentato dalla società Rosseto un ricorso al TAR contro l'autorizzazione rilasciata dal comune di Cremona per la realizzazione di un discount alimentare della catena MD presso l'ex cascina Colombera. Chiesto dai legali del centro commerciale l'annullamento previa sospensione del provvedimento. In zona secondo Rosseto erano previste al massimo strutture di media distribuzione, aree residenziali e artigianato di servizio. Anche turistico alberghiero. Solo in seconda battuta il comune avrebbe invece autorizzato un cambio di destinazione d'uso, autorizzando il settore alimentare. L'arrivo di AMD, i cui lavori sono già avanzati, entrerebbe così in concorrenza diretta con Rossetto. Da qui la querelle. Siamo alle notizie dall'Italia. Passa nella Commissione Bilancio e Finanza della Camera un emendamento del PD per salvare Radio Radicale con un finanziamento di altri 3 milioni di euro per il 2019. Il testo è stato riformulato, spiegano i Dem, su proposta della Lega, ma il governo con il vice ministro dell'Economia Laura Castelli ha dato parere contrario. Hanno votato a favore la Lega e tutti gli altri partiti, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro. La misura punta a favorire la conversione in digitale, la conservazione degli archivi. 3 maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La procura aveva chiesto i domiciliari, ma il GIP ha disposto l'obbligo di firma.
Siamo alle notizie dal mondo. Il ministro dell'interno britannico Said Javid ha rivelato di aver firmato una richiesta di estradizione per Julian Assange, avanzata dagli Stati Uniti, precisando comunque che la decisione finale spetterà al tribunale. Sono almeno 549 le persone fermate ieri a Mosca durante il corteo a sostegno del giornalista Ivan Gulov. Lo sostiene la ONG OFD Info, specializzata nel monitoraggio della repressione delle manifestazioni da parte delle autorità russe. L'organizzazione pubblica sul sito internet anche un elenco con i nomi di alcune delle persone che si ritiene siano state fermate e il commissariato in cui sono state portate. Passiamo allo sport. Il Tour de France perde uno dei sicuri protagonisti. Una banale caduta impedirà infatti a Chris Froome, quattro volte vincitore della Grande Boucle, di essere al via da Bruxelles il prossimo 6 luglio. Il 34enne britannico del team Ineos, mentre era impegnato a provare la crono nei dintorni di Roanne, dove era in programma la quarta tappa del Delfinato, è andato a sbattere violentemente contro un muro a bordo strada, riportando una probabile frattura pelvica. Passiamo al calcio. Intervistato da Sport Mediaset, il bomber del Belgio Romelu Lukaku fa capire di voler diventare un nerazzurro. È un bene che Conte sia andato all'Inter, ha detto il giocatore. Per me è il miglior allenatore al mondo e per quanto riguarda il mio futuro ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna domani sempre alle 13:30. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata a tutti.